Commentiamo oggi gli scenari del dopo Trump. Dopo l'elezione di Biden, sono molti gli interrogativi sulla politica fiscale americana per i prossimi anni del mandato presidenziale. La questione in primo luogo riguarda la tassazione delle imprese statunitensi, anche per le ricadute che questo potrà avere sull'economia mondiale. Già nel corso della campagna elettorale Biden aveva anticipato l'ipotesi di un incremento dell'aliquota dell'imposta sulle società dal 21 al 28% e anche un inasprimento delle regole CFC che riguardano la tassazione dei redditi da sfruttamento di beni materiali realizzati da società controllate all'estero da parte di imprese multinazionali americane. L'aliquota di tassazione passerebbe dal 10,5% al 21%. Quindi, in conclusione, per le multinazionali americane, se le misure proposte dovessero essere approvate, si tratterebbe di un incremento significativo della tassazione, soprattutto se comparato alla media europea, visto che le multinazionali europee sono soggette ad un'aliquota media del 20% senza tenere conto di specifiche agevolazioni per specifiche categorie di reddito, quali ad esempio il regime patent box per i redditi che derivano dallo sfruttamento di beni materiali. Ultima questione, l'Europa. L'Europa potrà sicuramente avere vantaggi dalla elezione di Biden, soprattutto con riferimento alle tensioni che si sono manifestate nell'ultimo anno in materia tariffaria doganale, che ha penalizzato numerosi Paesi membri dell'Unione Europea, inclusa l'Italia.